Bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog dedicato al Festival di Sanremo. Il vlog di oggi va ad aggiungersi a una serie di vlog di una serie fortunatissima del mio canale, che è la serie dedicata ai dimenticati del Festival di Sanremo. È un percorso lunghissimo, pensate, oggi siamo arrivati al volume 43. Se vi piace questo argomento, vi invito ad andare a vedere nel mio canale l'intera playlist che ne parla. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, anche oggi vi auguro la buona visione. Al Festival di Sanremo del 1999 arriva un'artista che si chiama Leda Battisti. Lei è di Poggio Bustone, nata nel 71, cantautrice e chitarrista italiana. Leda Battisti non ha alcun legame, di parentela con Lucio Battisti, anche se è nativa di Poggio Bustone come Lucio Battisti. In un'intervista la cantante ha dichiarato di avere comunque degli ascendenti in comune. Fin da giovane coltiva la passione per la chitarra, comincia a comporre le prime canzoni per poi conseguire il diploma in chitarra classica al Conservatorio di Terni. Contestualmente consegue la maturità scientifica, si iscrive alla facoltà di lettere all'Università La Sapienza di Roma. Leda Battisti debutta nel 92 e lo fa in un programma televisivo, Partita Doppia, programma presentato da Pippo Baudo, dove si aggiudica il titolo di miglior giovane cantautrice e viene premiata da Domenico Modugno. Poi conquista una borsa di studio al CET, quello di Mogol, e in questa occasione conosce anche il suo futuro manager e produttore, che sarà Mario Lavezzi. Da questa esperienza nascerà il suo primo brano, si chiama L'Altalena, che vede la presenza del violino di Lucio Fabbri ed è contenuto in una compilation che si chiama Stella Nascente, che raccoglieva i lavori di alcuni allievi della scuola di Mogol. Nel 1996 Leda Battisti contatta tramite mail il chitarrista di Nuevo Flamenco, cioè Otmar Liebert, residente negli Stati Uniti, e dalla loro collaborazione nasce una canzone, Tocca il cuore, che viene pubblicato in Grecia e che, visti i buoni risultati, spingerà la Sony Music Italia a puntare su questa coppia. Dopo 2 anni di lavoro, poi nel 98, arriva il primo album di Leda Battisti, contiene 11 tracce scritte e suonate da lei stessa, con la partecipazione di appunto Otmar. L'album entra in classifica trainato da un grande successo, che sarà L'acqua al deserto. Poi uscirà da questo disco anche Come il sole e Sei tu. Sei tu, non nasconderti. Qualche mese più tardi partecipa insieme a Ivana Spagna, Samuele Bersani, Gaetano Curreri degli Stadio e Antonio Albanese alla colonna sonora del film d'animazione di Enzo Dalò, La Gabbianella e il Gatto. Sul finire dell'anno, Leda Battisti prende parte a un programma, Sanremo Famosi, conquistando il secondo posto e anche l'accesso alla nota manifestazione che è il Festival di Sanremo. Nel 1999 quindi fa Sanremo, nella categoria Nuove Proposte canterà Un fiume in piena, arriverà terza e prenderà anche il premio alla critica. L'occasione le dà modo di pubblicare la ristampa di questo album, il primo, che la porta così alla riconquista del disco d'oro. A maggio vince il premio Titano della Repubblica di San Marino per la categoria Miglior debutto italiano. Poi fa un singolo estivo, Solo il cielo lo sa, che concorrerà alla manifestazione di Un disco per l'estate. Nel maggio del 2000 pubblica il singolo Blue Moon Baby, che anticipa l'uscita del secondo album, che si chiama Passionaria, che sarà poi trainato dal singolo Looking for Mail. Nel mese di luglio parteciperà con Samuele Bersani e Daniele Silvestri e anche la piccola orchestra Avion Travel e altri artisti al concerto evento contro la pena di morte Voci di Speranza. Nel 2001, con la partecipazione del Cuban All Star Ensemble, pubblica il singolo Un sogno senza fine, mentre nel 2002 lancia il singolo Mamacita. Nessuno di questi due brani verrà però incluso poi in un album. Nella primavera del 6, dopo alcuni anni di pausa, partecipa alla terza edizione di un reality show, Music Farm, che sarà condotto da Simona Ventura. Nel 7 torna a Sanremo, lo fa con Senza me ti pentirai,
Questa volta lo fa nella categoria campioni. Durante una delle serate viene accompagnata dall'esibizione del ballerino Clady. Al festival segue la ristampa dell'album Tu, l'amore e il sesso. Nel 9, insieme a Silvia Mezzanotte, Antonino, Daniele Stefani ed altri, inciderà Sarai, singolo benefico in memoria del piccolo Tommaso Nofri. Senza me ti pentirai, forse mai l'ammetterai. Nel 10 è ospite nel brano Baila conmigo de Los Marcellos Ferial e nello stesso anno consegue il diploma di doppiatrice con Marzia Ubaldi. Nel 12 segna una nuova collaborazione con Enzo Dalò per un film d'animazione che è Pinocchio. E nel 13, insieme a Marco Santilli e il rapper Vitamina Matt, Leda Battisti incide Nel rosso della sera, cover della canzone Pame Kalokairi della band greca Enigma. In estate è ospite al premio Caruso. Nel 15 è ancora al premio Caruso e canterà Fragile di Sting. Il 30 marzo del 17 esce negli store digitali il nuovo singolo, si chiama Seconda Notte, che segna anche un cambiamento di stile perché Leda Battisti abbandona le atmosfere latine a favore di un sound più vintage e blues. Sarà accompagnato anche da un video, questo brano raggiungerà un buon piazzamento anche nella classifica di iTunes. Il quarto giorno ancora qui. Il 15 giugno del 18 arriva il nuovo singolo inedito Il tatuaggio e il 26 giugno del 20 viene rilasciato il singolo inedito Shanghai degli Ultra Pop, che vede il feat di Leda Battisti e Tony Esposito. È libero dentro. Al Festival di Sanremo del 1999 arrivano anche Quinto Rigo, gruppo musicale italiano attivo dal 92, originario della Romagna. Questo gruppo si forma nel 96. Fin dall'inizio la loro musica fortemente sperimentale fonde jazz, classica, rock e pop. Il gruppo inizia la propria attività proponendo dal vivo un repertorio fatto di cover di artisti di diversa estrazione musicale. Il primo disco sarà autoprodotto e si chiama Dietro le quinte ed esce nel 98. Momento morto. Proprio nel 98 si classificano primi all'Accademia della Canzone di Sanremo. È il prologo della loro partecipazione al Festival di Sanremo effettivo del 99, durante il quale si fanno conoscere al grande pubblico cantando una canzone che si intitola Rospo. Si aggiudicheranno il premio della critica nella sezione giovani e quello della giuria di qualità. Il 1 maggio del 99 fanno il concerto del 1 maggio e nel settembre del 2000 pubblicano Grigio, che conferma come il gruppo sia bravo ad affrontare diversi generi musicali. Poi vanno di nuovo a Sanremo nell'edizione del 2001, canteranno 20 voglie Angelina, con questo brano otterranno il premio della giuria di qualità per il miglior arrangiamento. 20 voglie Angelina. Tra il 2001 e il 2002 si esibiranno dal vivo in una serie di concerti e parteciperanno anche a molti festival. Realizzeranno anche la colonna sonora di un film, La forza del passato, diretto da Pier Giorgio Gai. Alla fine del 2002 il gruppo rientra in studio a Rimini per registrare In cattività, nel quale si accostano anche alla musica elettronica. Dopo 2 anni di pausa, nel 5, a seguito di divergenze artistiche e personali, la voce, John De Leo, si separa dal gruppo. Da qui in poi il gruppo si dedicherà a un progetto con una voce femminile della cantante bolognese Luisa Cottifogli. Nel 2006, con la nuova cantante, viene pubblicato l'album Il Cannone, che dà l'avvio ad un nuovo percorso dal lato lirico e introverso rispetto al passato. Sul finire del 9 Luisa Cattifolli lascia il gruppo e il progetto live dedicato a Mingus acquista spessore con l'entrata in scena di Maria Pia De Vito, che sarebbe una cantante che ha vinto il Top Jazz Festival del 2009. Dal 2008 inizia la collaborazione con il cantante Luca Sapio, con il quale il gruppo nel 2011 pubblica l'album English Garden. Nel giugno del 12 partono con una nuova tournée e un nuovo progetto dedicato a Jimi Hendrix questa volta. Il nuovo cantante che canterà sarà Maurice Pradella. Vantano 3 partecipazioni a Umbria Jazz, quella del 2010, del 2012 e del 2013. A maggio del 15 esce il loro lavoro discografico nuovo, questa volta dedicato a Frank Zappa, nato dalla collaborazione con il batterista Roberto Gatto. Poi nel 18 esce il doppio album che si chiama Opposites.
Al Festival di Sanremo del 1999 arriva anche un gruppo nuovissimo, anche nel genere a dir la verità, si chiamano i Soerba, gruppo musicale pop rock formato da Luca Urbani e Gabriele D'Amore. Urbani e D'Amora si conoscono nel 92, quando iniziano a suonare nel Retroscena, che era un gruppo sorto l'anno prima con Pietro Fiammingo, Lorenzo Caperchi e Riccardo Tropea. In Retroscena poi si scioglieranno nel 95, ma già nel 94 Luca e Gabriele avevano dato vita a questo nuovo progetto che erano i Soerba. Nel 96 il gruppo si consolida e dopo aver registrato già più di 20 canzoni apre un concerto dei Blu Vertigo e sarebbe il 30 agosto alla Festa dell'Unità di Crema. Nel 98 arriva il contratto con la Polygram e nello stesso anno esce sotto etichetta Mercury il loro primo album, si chiama Playback. Successivamente parte il tour che tocca 30 città in tutta Italia. Nel 99 Luca compone il brano L'Immagine per un album che è Exit di Alice. A febbraio i Soerba concorreranno a Sanremo nella sezione Giovani con la canzone Noi non ci capiamo. Dopo l'uscita di questo singolo termineranno la loro tournée nel settembre del 2000. Io sono il tipo ideale. Il secondo album di questo gruppo si chiama La Vittoria dei Cattivi. Da questo disco loro estrarranno un singolo, Don't Think Love. Viene distribuito nei primi giorni di giugno, l'album esce come il singolo in vendita il 15 giugno di quell'anno. L'anno successivo, e parlo del 2002, i Soerba si richiudono in studio per lavorare a una raccolta di B-side, si chiamerà 1996 B-side 2002. Questo album sarà preceduto da un singolo che si chiama Un po' d'aria, che uscirà il 15 novembre del 2002. Dopo alcune settimane dall'uscita però Luca Urbani comunicherà a Gabriele D'Amora l'intenzione di sciogliere questo gruppo. In realtà i Soerba poi entreranno in una certa fase di ibernazione, diciamo così. Aprire proprio il cuore non è facile. Nel 10, dopo oltre 6 anni dallo scioglimento poi della band che c'è stato veramente, esce una raccolta di inediti, Sviluppi Urbanistici, che sarebbe appunto una raccolta di demo. Sempre nel 10, nel mese di luglio, viene dato alle stampe il libro scritto da Stefano Duchi, che ha detto Soerba, che ripercorre l'intera storia dei due musicisti dalla nascita fino alle ultime pubblicazioni, non solo del gruppo ma anche soliste. I Soerba non sono più in attività, sono stati in attività fra il 96 e il 2003.